Nell'aprile del 1995 avevo appena compiuto 7 anni e facevo la prima elementare. Io non ero ancora nata. Io probabilmente non ero mai salito su un palco. Però un gruppo di amanti del teatro si trovava per la prima volta a Civate. Eh sì, avevo una nostalgia del palcoscenico. E così un bel giorno ho scritto dei cartelli e l'ho appeso nelle botteghe di Civate, invitando a chi fosse interessato a partecipare a questo gruppo, un nuovo gruppo di teatro. Non avevo grosse speranze e alla fine però eravamo poco più di una decina. Tra noi c'era anche Giancarlo Bergamini, il nostro storico regista. Del gruppo di quel primo incontro sono rimasta solo io, ma un paio di settimane dopo anche Regina si è aggregata. Curiosita da questo gruppo di teatro che si era appena formato e allora ho voluto provare. Mi hanno subito affidato la parte di un uomo con i baffi e balbuziente, ma ti pare. Comunque avevo il copione in mano fino a 5 minuti prima di salire sul palco. È stato stupendo e da allora non ho più smesso. Da quel momento il gruppo è cresciuto sempre più, tanto che oggi siamo arrivati a 16 componenti. Ma più di 60 persone hanno transitato nella nostra associazione. Tra l'altro siamo anche un gruppo molto eterogeneo, formato da persone che arrivano da ogni dove. Where were you? Ota sì? Scusa, cosa dici Giovanni? Ota non vado dal barbiere nemmeno io, eh? No, messo decima! Nel corso degli anni abbiamo lavorato in scena spettacoli di vario tipo. Commedie in italiano, in dialetto, dove si rideva o si piangeva, ma anche rievocazioni, letture, cabaret e molto altro. E' per questo che ci chiamiamo Le Gocce, proprio perché vogliamo portare delle piccole gocce di allegria, di speranza, di riflessione. E ogni tanto ci capita anche di portare qualche goccia di pioggia, soprattutto quando facciamo gli spettacoli all'aperto. Ad ogni modo abbiamo recitato negli più svariati teatri del territorio, da quelli più grandi a quelli più piccoli dove qualcuno di noi doveva stare sotto a recitare. Ma ti ricordi quella volta che abbiamo scaricato direttamente sul palco? Eravamo anche in un altro comune, capita. E quella volta invece, 5 anni fa, che siamo andati a casa di Anto a mangiare il brasato? Ah no, poi non l'abbiamo più fatto. Solo perché, nessuno c'era quella sera lì. Io vi ho invitato. È colpa mia se il 30 di luglio non c'era nessuno. Praticamente eravate tutti impegnati. E quella volta che stavi avvitando al posto di svitare? E quell'altra quando è caduta una porta addosso a qualcuno? E certo, sono sempre io. E quella volta invece che abbiamo mangiato il polpettone direttamente sul palco? E quell'altra volta che eravamo in 13 a recitare e in sala c'erano solo 4 persone? Oh, ma mi stai ascoltando? Ma dai, ma non è possibile, non ti ricordi tutte queste cose? Ah, io non ne so niente, sono appena arrivata! Nel corso di questi anni abbiamo potenziato tutti i campi, da quello recitativo a quello tecnico, che ci permette di avere fantastici effetti speciali! Volevate gli effetti speciali? Ecco i serviti! Ora Le Gocce è un holding di successo con diverse consociate e un nuovo brand per la collezione primavera-estate 2020. Abbiamo spettacoli prenotati a Broadway e al Forum fino al 2025 e i telefoni sono ancora roventi perché continuano a chiamarci da tutto il mondo per delle repliche. Pronto? Sì, ma certo che veniamo alla Sagra della Saravella! Ce l'ha compresa, eh? Come no? Dobbiamo pagare noi? Vabbè, vediamo lo stesso. Scusi, la metto in attesa, scusi. Pronto? Sì, pronto. Com'è annullata? Ci pagate lo stesso, Pronto? Pronto? Sono pronto. Sì, c'ho anche lo zaino pronto, sì. Vieni a prendermi tu, 5 minuti e sono pronto. No, come no? Come? No, ma che significa... No, ma quello non dovevamo farlo settimana prossima. Ah, no, quello è stato annullato. No, è pasturo. Le Gocce compiono 25 anni e vogliamo proseguire almeno per altrettanti. Quindi continuate a seguirci e vi terremo aggiornati con iniziative, progetti e sicuramente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Ma che fai? Ma sei ancora qui? Sbrigati che dobbiamo caricare il furgone!
al teatro! Sono in ritardo per lo spettacolo!